questi. Tu lo sai che giorno è oggi, vero? È il compleanno di mamma. È il compleanno di Bibi. No. Ma oggi è comunque una giornata speciale. Un giorno speciale per una persona speciale. L'avevi dimenticato? Io no. Buon compleanno. Allora, il filmato che avete appena visto mi sa che era perché era il mio compleanno, appunto io sto registrando sempre lo stesso giorno, quindi vabbè, ci ha fatto gli auguri anche il papà di BB, va bene, gentile sto gioco. Comunque, ho scoperto che il nostro veicolo praticamente non è nostro, cioè nel senso, io l'ho provato a parcheggiare, ma non me lo fa parcheggiare, non posso metterlo in garage, quindi ho idea che essendo un veicolo dei muli, cioè appartiene a loro in sostanza, e quindi noi possiamo sì rubarlo, ma finché va va, appunto, vabbè, comunque va bene anche così, lo usiamo finché possiamo. Allora, io stavo pensando appunto di fare quello che avevo detto, ma nel mentre ho messo sul veicolo del carico che ho prelevato dal armadietto con Nis, quindi ci facciamo prima una consegna per conto di altri utenti. Nel mentre proviamo a... dov'è che era? Effetto a consegna, condividi informazioni in scheda di memoria, perché ne abbiamo due da consegnare. Sono equipati da due chip di memoria, confermi, sì. Vediamo un po' cos'è sta roba. Dei chip di memoria. Wow, grazie. Mi hai fatto davvero un favore. Sei un angelo, Sam. Grazie. Ma per cosa? Cioè, vabbè. Chip memoria ripristinato. Puoi visualizzare i dati dei chip memoria tramite le tue manette link. Christine Honda NSR250E. Grazie per il tuo contributo. Ok. Da Die Hardwand e Mama abbiamo ricevuto un mi piace. Ma tutte e due li ha... sì, tutte e due li ha consegnati. Allora adesso, già che sono qui, io preleverei un po' di materiali. Dunque, per un ponte base mi pare che 400 di metallo, adesso non ne sono sicuro, ma mi pare 400 base di metalli. Allora facciamo così, visto che il posto tanto dovrebbe esserci, la resina non ne abbiamo bisogno di resina mi pare, quindi può rimanere lì. Prendiamo 2 da 400. E la ceramica ce la prendiamo tutta. Così. Aspetta. Così. Ah, giusto. Aspetta. No. Non avevo visto la cosa sotto. Allora. Facciamo un 6,40 e stop. Ecco, 6,40. Boh, va bene, va bene. Ecco, conferma. Ok, mettiamo, e in realtà volevo caricarlo sul nostro mezzo, ma forse è un po' distante, ma scarica tutto. Ok. Ok. Ah, ho riposato nel mentre, ovviamente. Allora, avviciniamo il nostro mezzo. E abbiamo delle consegne da fare. Ok, attenzione a non colpire però, perché ci manca solo che colpiamo, è a posto.
Allora, carichiamo per terra, dov'è? Ok, prendiamo questo, qui è tutto. Ah, tre cose sono, ok. Carica sul veicolo. Ok. Adesso ho esattamente 3 CCP che spero bastino. Ok, a posto, conferma. Ok. Vediamo. Sa quanto può portare sto mezzo? Ma secondo me l'autocarro da parcheggiare ci sarà, Magari ci verrà dato. Ok, io farei... Visto che ho fatto bene a mettere... Madonna. Il generatore. Ok. Allora, dobbiamo... andare prima dall'ingegnere. Esattamente là. Ok, andiamo prima dall'ingegnere. Dobbiamo portare delle consegne. Ok, c'è anche il turbo, è vero. Allora, per... Guarda, tanto questi sono a piedi, quindi... Via. Cosa volete fare voi che sono quattro ruote? Voi siete a piedi. Aspetta. Farò un punto qua. Occhio però. Ci incagliamo. Aspetta. Aspetta. Ok. Oh, poi si alza da solo. Vabbè. Ok, carichia. E consuma però un bel po' di batteria, giustamente. Ok, la carica è al massimo. Va bene. Eccoci qua. Opla. Vediamo se è abbastanza vicino. Vediamo, Consegna. Non è abbastanza vicino. Aspetta. Un po' più vicino, vediamo. potevamo fare che se entravi nell'area andava bene, che devo avvicinarlo di... Sennò, vabbè, devo portargli... in braccio. Vabbè, adesso vediamo. E sulla schiena. Qua va bene? Ecco, qua gli piace, visto. Ok. Ok, vai. Restituisci. Così. A posto. Carico degli smarriti. Carichi smarriti degli altri utenti. Sono stati consegnati. Ok, perfetto. Ho anche Kratos, a quanto pare. Va bene. Ok. Posto. C'è un po' di roba da consegnare. Va bene. Ok. Ok, boh, a posto. Adesso che ho caricato questo, cioè che ho consegnato questo, andrei, ma no, scusate, ho sbagliato tasto. Mappa, io direi, se riusciamo, spero di sì, ci provo. Il campo è praticamente qua, quindi qua.
qua, più o meno la zona è questa. Quindi dobbiamo fare, diciamo così, così, facciamo tutta la strada, va? Facciamo tutta la strada. Noi siamo, oddio non mi vedo qua, all'ingegnere, ok. Aspetta, andrà bene dai. Ok. Io dobbiamo andare di là. Vediamo se qua. Sì, dai, qua si può passare. Ok. Ah no. Di là. Ok, sì, no. Ah, vabbè, va bene anche così. Aspetta, aspetta. Quelli io li prendo. Okay. Che bello però, non avere a che fare con le CA, ma la tensione si va a generare. Allora aspetta, un punto... l'unico è questo. Vediamo. Ok. Qua mi sembra abbastanza forte la corrente, però... ci possiamo provare. Ma come si alza? Giusto? Ah, si alza quando va in acqua, giustamente. Ok. Ok. Ci sono ancora a fare. Vediamo, vediamo se riusciamo. Mi piacerebbe molto. Anche per gli altri. Ah, però aspetta. Perché lì è, diciamo, è vero che più avanti andiamo nel campo. Quindi allora no. Meglio stare fuori. Tipo qua. Anche qua va bene. Anche qua va bene. Vediamo. Allora. Perché dobbiamo anche facilitare anche gli altri. Allora. Un bel ponte. Vediamo se si può fare. Sì che si può fare. Apparso blu per un attimo. Vediamo. Ecco. Però c'è il mezzo in mezzo. Ok, o così. No, così. Però devo spostare il mezzo. Vediamo. L'avevo trovato. A modificare L2 su e giù, modificare lunghezza. Vabbè, sì, che presenta un ostacolo. Aspetta. Spostiamolo più indietro. Ok. Tanto di banda ne abbiamo, almeno la usiamo. Vediamo. Aspetta, dai, per un... qua va bene. Per un nanosecondo appare... aspetta. La cosa blu... no. 80 metri. Ecco, ecco, ecco. Così, vai. Ok. Adesso intanto prendiamo i metalli. Che lui fa. E apri però. Ah, non lo apre perché sta facendo, aspetta. Aspetta un attimo. Oppure no, possiamo fare anche così. Vediamo. L'autocarro, sì, ok. Prendiamo 400 di metalli perché secondo me porta sulla schiena. Bastavano solo 400 adesso comunque, vediamo. Ok. Ah no, 800. Fatto bene allora a prenderne due. Ok, vedi che mi ricordavo male. Ok.
Ok. Oh, menu struttura. Completa struttura. Ok. Vai. Aggiungi. Ottimo. Sì, sì. Oh, ma che roba. Ok. Beh, direi che qua è un luogo abbastanza importante, secondo me. Superiamo un bel burrone così. Ok. Poi serve 96 e 1600 di metallo per potenziarlo. Eh sì, ma quelli non ce li ho purtroppo. Cosa c'è rimasto qua? La ceramica. Aspetta. Cosa abbiamo sull'autocarro? La ceramica, sì. La resina. Per la strada. Ok. Ma io direi, proviamo a vedere. Qua servirebbe anche una torre di guardia. Io direi, non ne vedo. Che ce n'è una là. Guarda. Sul confine dei muli. Secondo me una torre di guardia non sarebbe male. Però siamo comunque un po' distanti, perché la gente ci deve accedere. Quindi tanto il CCP ce l'abbiamo. Ok, e anche la banda, direi. Torre di guardia. Vediamo. Presenza. Ecco, qua. Così uno, prima di attraversare il ponte, magari si guarda la zona. Ok. Spero che anche queste, insomma, come posso dire, non missioni, che non sono né missioni secondarie né missioni principali, sono tutto per aiutare sì noi ma anche gli altri. Ok. Usa torre di guardia. E vedi, così con questa torre di guardia possiamo spiare il campo dei muli, volendo. E magari anche qualcos'altro. Quello cos'è? Asfaltatrice. Ecco, vedi, questo volevo vedere. Asfaltatrice, vedi? Dov'era l'asfaltatrice? Qua ce n'è un'altra. Me ne ricordavo che c'era una di qua. Ok, perché io volevo prendere, appunto, qua ce n'è un'altra ancora. Prendere più materiali possibili dal loro campo. Visto che hanno roba anche mia, tra l'altro. Poi non era mia, ma vabbè. E usarla per fare la strada. Ok. Ok. E da qui. Ok, abbiamo una via di fuga facilitata. Neanche a farlo apposta, qualcuno ha messo un box postale. Però è vero, qua abbiamo il carico noi, eh. È vero, è vero. Ma guarda, ma se io. Dovrei vedere. Aspetta un attimo, fammi andare avanti. Ah, là c'è un mulo. Porca vacca. Neanche il tempo di entrare. Aspetta un attimo. Torniamo indietro. Che devo controllare una cosa. Ok. Ok. Abbiamo poca batteria. Ok, ma io guarda. Sai cosa faccio? Qua siamo al sicuro.
Guardate che non lo so. Questi stanno scendendo. Aspetta. Che la musica non è finita. Fammi allontanare un attimo. Quasi quasi. Qua metterei anche... posto. Sì, la musica è finita. Una ricarica. Ricarica. No, posso. Cioè, mi hanno scansionato, ma non mi hanno rilevato. Metterei anche... tanto ho preso CCP apposta, almeno li usiamo. Abbiamo ancora 3950. Un generatore. Però qua siamo forse un po' sul confine. Guarda, va bene qua, secondo me. Ostacolo. Ok. Oh. Ecco fatto. Ok. Ok. Vediamo un attimo. Costruzione completata. Perfetto. Basta, qua abbiamo pianificato bene la zona. Una torre di guardia. Allora partiamo. Torre di guardia, una stazione di ricarica, un ponte. Allora, io volevo... che succede? Tipo... hanno rilevato il carico. Allora, aspetta un attimo. Abbiamo... ce l'abbiamo, sì, l'ho preso apposta. No, equipaggialo però. Lascialo. Ok. Ma che arrivano. Vai su. Vai su. Volevo provare. Vai via. M'han visto. No, ma sono... aspetta. Sono un mulo io. No, purtroppo no. Ci siamo mimetizzati, vabbè. Adesso partono all'inseguimento. Siete tanti però, eh. Aspetta. Fammi vedere, va. Ok, ne avevo visto una luce. No. Oddio. Aspetta. E intanto guardo la zona, va. Che qua servirebbe un altro ponte. Ok, qua esco dal loro territorio. Aspettate che forse si arrendono, va. Sì, mi hanno visto. Allora, aspetta. Dai, retromarcia. Che arrivano. Suonano pure, hai capito? Salve. Opla. no, se no... posso fare anche un'altra cosa, guarda. Ci provano. Ah, mettiamo il turbo che me lo dimentico. E sto scaricando l'autocarro. Andar via.
Allora, attenzione. Potrei, però è più, potrei portare solo poca roba alla volta. Adesso mi hai rilevato del carico, eh. Aspetta, mi allontano un po', va là. Allora, perché in questo caso lo faccio io, perché sennò diventerebbe troppo lungo quell'episodio. Già sto facendo qualcosa che non sono sicuro possa interessare a tutti. Allora, eh sì, è vero, della no, quello sulla tua carro, cos'è che porta? Cos'è che ha rilevato? Ah, il carico esca. Giusto. Il carico esca. Eh sì, ok, no, però questo mi serve. Allora, potrei tipo lasciare qua, un po' più vicino magari, il carico, l'autocarro, oltre il ponte, a piedi. E ha rilevato il mio carico esca, va? Aspetta, fa vedere. Non l'ho mai visto all'opera. Voglio vedere. Si vede un po' poco, però. Adesso lo prendono e gli scoppio in faccia. Ecco. Non l'ho visto. Ecco. Vabbè, sono intossicati. Oh. No, mica vieni qui tu. Metto sotto. Io stavo lì a vedere la scena, vabbè. Ma comunque dicevo, ci proverò io, ovviamente. Aspetta, ma lontano va. Han visto, vabbè. Ci dicevo, lascio di qua il mezzo, vado a piedi dall'altro lato. Basta, basta allontanarsi un pochettino e si arrendono, infatti. Dicevo, sì, lascio qua il mezzo, vado dall'altro lato, prendo un po' di roba, torno di qua e faccio la strada. Lo faccio io, perché se no qua, se posso, faccio tutta la strada, se posso. Se no, faccio quello che posso. Dunque, è passato un po' di tempo, mi ci sono messo. Sono riuscito a... Dunque, aspetta che vi faccio vedere. Ho ripulito tutto questo campo dei muli, magari non al 100%, però una buona parte del loro carico gliel'ho rubata. Più che altro ceramica. Però purtroppo sono morto. Diciamo che i muli ti fanno svenire, quindi mi hanno ciulato un po' di carico, però sono riuscito poi a riprendermelo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi poi mi segna qua l'autocarro perché, diciamo, svenendo un po' si è resettata la zona, quindi ho dovuto rirubare l'autocarro, praticamente. Però vabbè, un po' di materiali li ho usati, sono tornato indietro, adesso sono in questo campo, il primo campo dei muli. Li ho stesi tutti, praticamente, i muli. Ho scoperto che travolgendoli con l'autocarro, la c'è là? Aspetta. Travolgendoli con l'autocarro non muoiono, ma li stordisci praticamente. Un po' li ho storditi così, un po' li ho combattuti. Oh, c'era qualcosa di verde qui. Non lo so. Beh, un po' li ho combattuti così e li ho storditi tutti. Così adesso con calma sto raccogliendo materiali. Va qua che hanno nascosto il loro box postale con una roccia olografica. Ok. Vediamo che roba hanno. Metalli mi servono. Sono abbastanza pieno, però vediamo quello che posso prendere. Ok. Ok. Hanno un bel po' di roba questi.
Vediamo, perché secondo me sono troppo... Io riordino così, ma secondo me... Perché se sei con l'autocarro... Se sei carichi... E infatti, vedi, se sei carichissimo con l'autocarro... Non lo puoi portare. Quindi qualcosa devo lasciare. Aspetta. Proviamo a lasciare... No, uno. Questo qua. Scarica. Vabbè, lo lascio per terra, va. Non posso rimetterlo dentro niente perché è roba dei nemici. Però lo lascio... lo lascio per terra. Vedi, adesso sì. Adesso sì. Allora, pazienza, dai, rimane lì. No, voglio guidarlo. Allora, adesso... Sì, notavo che anche qua c'è una strada. Infatti. Proprio in mezzo. Però serve un sacco di roba qui. Che non ho. 1320. No, io stavo finendo di fare la strada. Qua. E vediamo, dai, qua la voglio fare qui. Ormai ho iniziato qui. Vediamo un po'. Ho anche poca batteria in effetti, del mulo. È del mulo, sì. Vabbè, sì, è autocarro dei muli questo. No, oh, qua è molto profonda. Però ok, ce l'abbiamo fatta. Ma la batteria è quasi andata. Cavolo, era lì il generatore. Aspetta. Speriamo in bene. Perché mi serve. Mi serve. Ecco. Sì, sono a secco. Sì, sì, sono a secco. Vabbè, eventualmente posso fare così. Aspetta. Ce l'ho un CCP, posso farlo e smantellarlo, non c'è problema. Guarda, fa niente tanto. L'avevo anche trovato, non è mio. Ok. Vai col generatore. Cos'è? Ah, qua è un sito stradale. Oh, porca vacca. Aspetta, per andare dall'altra parte. Sì, perché in effetti qua. Ma proprio qui devo fermarmi. Aspetta. Qui sono nell'area, quello indietro. Dai, quello smonto. Che mi serve. Stupido io a non guardare l'energia. Calma è la virtù dei forti, si dicono. Sì. È vero. Ok, meno male. Ok. Carico. Ok. Smantella mo. Aspetta. Menu struttura. Smantella. Ok. Opla. Struttura smantellata. Perfetto. Eh sì, perché dai, c'è vicino quello lì, in senso. Ok. Meno male avevo il CCP. Ok. Dicevamo. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare qua e poi proseguiamo. Proseguiamo. Forse qua ce la facciamo, Aspetta. Aspetta che lo metto vicino, perché la ceramica c'è. Cristalli chirali ce li abbiamo. Perché poi li ho prelevati. Li ho prelevati dalla base. Ricostruisci. Allora. Metallito.
No, così vado oltre di troppo. Ecco, vabbè, dai. 60 posso anche perderli. Non c'è problema. Cristalli chirali. Aspetta, devo far prima così. Aggiungi e poi cristalli chirali, quelli che servono. Ok, oh sì. Sì, qualcosina lo perdiamo, fa niente. Andiamo un po', un'altra strada. Col ponte, attenzione, attenzione, no, mica urca. Col ponte. Sì, cioè, ma io qua mi perdo, aspetta, nel senso, vado in giro a costruire la strada io, non vado a fare, no, non vado a fare la missione principale. ma davvero? Vediamo quella là in fondo. Qua avevo depositato qualcosa. Eh sì, solo che per i, diciamo, i cristalli devo poi dovrò andare nei territori delle CA per forza. Sì, vedi, avevo depositato qualcosa qua. Che la nostra base non ne ha più. Ok, ricostruisci. Allora, ceramica qua ero a posto. Metalli, sì. Vai. Ah, no. Ah, no, sì che ce la facciamo. Aspetta. Aspetta. Con i metalli, sì. Va bene, sì. 1200 esatti, guarda. Ok. No. Ok. E con i cristalli no, di poco. Oddio. Sì, no, non tanto. Poco, cazzarola, guarda. E anche questa era fatta, se no, Mancano solo i cristalli. Metalli. Io qua, almeno questa la voglio fare, dai, ho iniziata. Poi vedo che la gente la usa. Però se piove sono nella direzione giusta. Ok, aspetta, Qua ce n'è uno. Forse mi conviene andare a piedi, va? Però le granate non le ho dietro. Ecco qua. Aspetta, due. Aspetta. Mi solo vedere. Qua dove andiamo? No, giusto. Pioggia. Perché se trovo il territorio delle CA. Sì, dai, allora facciamo così, stavo pensando. Allora, lì sicuramente, lì. Poi ci sono quei filamenti. Qua vedo pochi cristalli chirali qua. Pochi. Che a questo punto, ecco fatto. 7. Sì. Facendo così ci mettiamo 30 anni. Invece se. Ah, questo è grosso, chissà. Infatti. E perché? Mi pare che non ho granate dietro. Fammi vedere. Non ho granate, no, infatti, non ho granate dietro, quindi potrei andare incontro alla morte. Sì, allora, facciamo così, facciamo che ci rivediamo direttamente a quando io ho i cristalli giusti. Sì. E qua. No, forse 74 bastano. Fammi vedere.
Che non ne mancavano tantissimi. Stiamo andando in giro 2 secondi. Forse sì, forse sì. Andiamo. E costruisci. Esatto. Perfetto, vai. Oh, bene. Siamo riusciti a fare altre 2 strade. Fa piacere. È la strada, uè. Importante. Guarda, guarda un po'. Diventa poi un ponte, quindi prosegue. È utile, sì. È utile, sì. Allora io direi, ci riprendiamo a questo. Che ritorno. Ritorno alla base. No, sbaglio sempre, te ne è premuto. Ritorno alla base. Mi riattrezzo un attimo. Vediamo un attimo. E poi proseguiamo. Dobbiamo andare dove? Mi sa che dobbiamo andare di là. Guarda, con la strada costruita. Forse. No, però è in aria. No, perché qua su. No, vabbè. Comunque sia, devo comunque andare lì per riprendermi la roba. Quindi torno indietro adesso. Deposito tutto quello che devo depositare. Mi riorganizzo un po' e poi ci rivediamo sulla strada verso la terza parte della nostra missione principale. Bene, ho preso tutto. Direi che siamo a posto. Sì, ok. Passando per l'altro campo dei muli, ma tanto guarda. Qua c'è proprio il mio ponte. Vado dalla parte opposta. Ah, poi consegnando, vabbè, quello che dovevo consegnare, eccetera. E si vede, avendo fatto, non so, molto per gli altri, ho ricevuto un sacco di mi piace. E avendo ricevuti così tanti, ora siamo a un livello altissimo rispetto a prima. Ok, io seguo la mia strada, guarda. Vado di qua. E infatti qua c'è scritto strada chiusa. Aspetta, fammi andare a vedere, va. Che comunque io devo andare lì, esatto. E infatti. Ma vediamo se ci lanciamo. Un po' siamo. Che fa? Vabbè, scansionano quelli, va. Io mi lancio, guarda. Oh. Ok, tanto questo anche se si distrugge, se ne frega. Vedi, qui c'è l'altro. Fammi vedere solo quanti materiali. Quindi un sacco di materiali per la strada, giustamente. Va bene, ma noi andiamo di qua adesso. Ok. Meno male mi è venuta l'idea di rubarlo. Senza l'autocarro non avremmo fatto nulla praticamente. Aspetta, qua è un po' profonda. Vediamo di qua un po' meno. Ok. Ok. Ci siamo. Sorgente calda.
Sorgente curativa nord-orientale. Avvio stazione. Canzone in libri. In Libra Gile Express verificato. Rilevate anche. Saranno bloccate fino alla partenza. Carico okay. Verificato. Grazie. Eccoci qua. Aspetto consegna. Consegna. Consegna carico. Non sei della Fragile Express, vero? Ah, capisco. La Bridges usa i loro ID per completare la consegna. Beh, ottimo lavoro, figliolo. Questo lo prendo io. Il pacco sembra... nuovissimo. Wow! Da un po' non vedevo un carico in così buone condizioni. Grazie di cuore. So che non è stato facile. Sto soddisfatto anche lui. Va bene. Ok. S, perfetto. Ok. Eh sì. A furia di prendere mi piace abbiamo raggiunto il livello spedizioniere eccelso. La madonna. Ok. Ma qual è il tuo ruolo? Si sa che Fragile era dietro all'attacco che ha distrutto Middle North City. Solo un idiota affiderebbe le spedizioni a quella terrorista ora. Ma eccoti qui, a sostituirla. Mandi avanti gli affari al posto suo, giusto? Non ci si può fidare di nessuno ormai. Non cercare di convincermi a unirmi alla tua rete. Anche lui. Lo sai perché ci sono stati tanti attacchi terroristici? Perché avete fatto incazzare i terroristi con la storia della riunificazione. Unirmi alle UCA. Tanto vale che dipinga un bersaglio sul mio rifugio. Continua a consegnarmi la roba e andremo d'accordo. Non voglio guai. Però devo dire... che mi piacciono queste tue granate ematiche. La qualità è ottima, devo ammetterlo. Le UCA dovrebbero condividere questo tipo di attrezzatura. Dopotutto da queste parti ci sono un sacco di corrieri in proprio. Se ne avessi una caterva, potrei rifornire tutta quella brava gente. Sei una brava persona, questo lo vedo. E non ho detto nulla, Hai consegnato l'ordine come ti ho chiesto. Ma non è abbastanza per fare quello che mi stai chiedendo. La rete chirale è un grande passo. Ma se potessi dimostrarmi che la Bridges è un'organizzazione di cui posso fidarmi... Sai che ti dico? Fai un'altra consegna per me. Ti metto i dettagli su questo terminale. Ben fatto. Nuovo ordine okay, disponibile. Vediamo. Accedi al terminale delle... Prima no, poi ma forse... Vabbè, fa tutto lui, poi ho detto niente. Vabbè. Vediamo, recupero cassetta degli attrezzi. Sentiamo. Vicino a Middle North City troverai le rovine di un vecchio centro commerciale, precedenti al Death Stranding. L'artigiano viveva lì. Poi i terroristi provocarono una voragine, attirando le CA. Ovviamente l'artigiano dovette traslocare in fretta e furia. Prese quello che poté e si lasciò tutto il resto alle spalle. Ed è qui che entri in scena tu. Vuole che tu vada lì a riprendere la sua vecchia cassetta degli attrezzi. La sua vecchia casa è chiusa a chiave, ma la aprirà a distanza quando partirai. Il posto pullula di CA. Nessuna persona sana di mente accetterebbe questa missione, ma se ce la fai, forse il vecchio si convincerà che la Bridges vuole solo dare una mano. Ok, sì, ok, immaginavo che prima o poi dovevamo incontrarle. La cassetta dovrebbe essere nel mio vecchio rifugio. È segnalato, non dovresti avere problemi a trovare il posto. Lo aprirò da remoto quando sarai lì. No, e prenditi un po' di queste granate ematiche che hai portato. Non c'è niente di meglio quando le CA ti mettono con le spalle al muro. Spero non ti serviranno. Non mi serviranno, sì. Anzi, ne approfitto per raccogliere un po' di cristalli. Allora, sì, dammi... Fide, me ne da 5. Meno male ne avevo un po'. Ok. Ah, mi dà anche gli stivali da correre.
Questi li messi. No, aggancia. Sì, aggancia la clip, visto che possiamo portarne due paia. Va bene. Ringrazio. Ordine assegnato. Ok. Andiamo un po' di là. La madonna, 16.000 mi piace. Cos'è? 16.000 e 3 mi piace. 186 giocatori soddisfatti. Mazza. Per la strada poi, solo quella praticamente ho fatto. Più vabbè. Allora, andiamo fin dove possiamo. Aspetta. Se no, dico, se è già attivato, no. No, aspetta. Ok. 205 metri, non è molto distante, però guarda, io lo lascerei qua. Ok. 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 Vediamo. Fatto bene a lasciarlo. E anche l'esoscheletro lì si ferma, eh. Ok. Allora, io inizierei a fare piazza pulita. Rovine di Middle Not City. Aspetta, tutto sto carico. Vedo poco il nostro rilevatore. Forse lì c'è un'apertura. Ah no, pensavo. Ma sono qua dentro. Aspetta, ma mi posso arrampicare? Ma una scala, aspetta, una scala ce l'ho. Cioè, scusa. Ah, oppure da guarda qua, eh. Io cercavo un'apertura, ma magari. Vediamo, il posto è lì. Ma poi per scendere aspetta, io forse lì avanti va, ma poi a scendere ci si ammazza. Attivato il carico, va bene. Allora, poi ho notato che le CA praticamente diventano visibili solo quando si sta fermi, anche se però ora non la vedo. Sarà lì dentro, ma... Ah, guarda. Ok, ce n'è una qui davanti. Infatti. Ok, vediamo, Ancora un po'. Questa si muove però un po'. Ok. E la vedo, cioè lui non la rileva. Ah, ok.
Preferirei eliminarla, sai. Non... No, ma va via, si muove. Va bene. Sta fermo. Eccola lì. Cazzo. Ok. Speriamo basti. Sì, basta. Ok. Ok. Ah, questa si sta avvicinando. Forse sì. Ok. Ok. Infatti vedi che lascia. Aspetta, aspetta. Danneggiarsi Alex se ne frega. Ok, mio. Fermo. Ma sembrava un luogo dove doveva essere pieno di CA, invece sono abbastanza distanziate l'una con l'altra. Poi non lo so. Sicuramente ce ne sarà una qua davanti, davanti alla porta d'entrata. Non la vedo però. Ok. Cosa? Funziona, eh? Ok, presa. Attiva terminale. Ah, funziona solo come armadio. Sì, ma io qua non ci metto nulla. Aspetta. Cioè, ci sono tutti sti materiali in magazzino. La Madonna. Vabbè, ma non posso... Tutto non posso prenderlo. Prendiamo e facciamo uno perché già è abbastanza grosso. Uno e uno basta, perché poi sono già 130 kg. Aspetta, facciamo agganciare la tuta. Ok, e basta, dai. Basta, basta, va bene così. Ok. Pensa a te. No, scusa, perché? Perché non l'ha preso? Aspetta, che qua col menu delle volte mi... No. Ho detto. Questo. Uno grosso. E magari un metallo da agganciare alla tuta. Ok, disponi. Ok. Conferma. Ok, boh. Ok. Aspetta. Segna molto vicino. Ed abbiamo preso il nostro carico, sì. Ma sì, è lì, ma quella lasciamola anche lì. Sono un po' dei cristalli, da.
Sì, no, ma pensavo peggio. Beh. Adesso io sono... Aspetta, dove? Ok. Quando si muove perché è molto vicino. Aspetta che... Ok. Questa resiste, eh. Si dimena. Ok. Molto vicino una, boh. Ok. Dove sei? Di là, ma io vado di qua. Ok. Raccogliamo, raccogliamo, ci servono. Cioè no, il viaggio da, diciamo, Capital North a Port North City è stato allucinante rispetto a questo. Aspetta. Sei vicino, ma sarai là dentro. Perciò... Guarda che segna il nostro carro. Passiamoci. No, aspetta che tolgo l'equipaggiamento, va. Ok. Boh, a posto, dai. Se non ci sono imprevisti. Vai. No. Ok. Ok, sì, è tutto ruggine. Se ne frega. Legame con BB rafforzato. Beh, piacere. Cioè, ma è comunque a due passi, di... dalla casa nuova di questo qua. Un po' sfaticato. Avvio stazione. Canzone di Dibri. Il di Fragile Express verificato. Rilevate anche. Saranno bloccati. Ok. Basta. Sa che tra poco ci lascia, Vabbè, quello che doveva fare l'ha fatto. Ok, effetto consegna. Consegna carico richiesto. Consegna carico. Cosa? Stai scherzando? Sei davvero andato in quell'inferno? Non sai che cosa vuol dire per me. Quanti ricordi in questi vecchi attrezzi. Sono cose che non si ricreano con una stampante chirale. Pensavo di averti dato una missione impossibile. Oh, sì, ora ci siamo. Aspetta di vedere che armi ci farò con questi. Sam Bridges, sei incredibile. Grazie.
Perfetto. Perfetto. Integro il carico, ovviamente. Vai, due. Quasi tre. Tre stelle, quasi. Ok. A dirla tutta, Fragile e i suoi non mi hanno fatto mai niente di male. Anzi, sono in debito con loro. Ma se ora sono in combutta con Higgs, significa che sono come lui, no? Sembra quasi che questi cazzo di terroristi si stiano riunendo come una grande famiglia felice. Forse è ora di fare lo stesso. Magari per noi c'è speranza. Se ci sono persone come te nelle UCA, più siamo meglio è, vero? Con in più una nuova America. Collegami alla rete chirale. Sei convinto. Senza dire una parola. Collegamento stabilito. Tigiano si unisce a Leuca. Tigiano ti ha fornito un progetto per Sparabolas. Ok. Ok. Bene. Ora che vi prendete cura di me, il minimo che posso fare è prendermi cura di voi. Finché mi terrai connesso, continuerò a rifornirti con i miei migliori attrezzi. E insieme vivremo un po' più a lungo. Oh, tra l'altro, dai un'occhiata a questa meraviglia. Si chiama Sparabolas. Dovrebbe tenere a bada i piantagrane per un po'. Ovviamente non è letale. Non posso promettere che non lasci dei segni, ma alla fine sono fatti loro. Se può farti comodo, prendilo. Uno Sparabolas, eh? Può essere molto utile. Puoi usarlo per bloccare bersagli umani senza doverli uccidere. Ma se scambi quei cavi con i fili ricavati dal tuo sangue, funzionerà anche sulle CIA. Ah. Coraggio. Provala pure. Certo, certo, la proverò di sicuro. Vai, prendi. Aspetta, quest'arma spara dei cavi che immobilizzano temporaneamente i bersagli all'interno della propria area d'effetto. I cavi utilizzati sono fili impregnati del sangue di sé. Cioè sono efficaci anche contro le CIA. Vabbè, certo, porta, ma no, pegna la stelliera, va. Ok. Tu hai fatto la tua parte, ora devo fare la mia. Ok. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Vediamo. Madonna, se è conciato. Sparavolas, una di 14. Sparavolas, una max paradix, sì, ok. Si può dire almeno solo il tuo bersaglio prima di sparare. Ah, l'uso di, scusa, volevo solo provare. Un lavoro magnifico. Hai riportato tre stazioni dalla nostra parte. I prepper sono connessi e la rete chirale è in ottima forma. Intendiamo usare un centro regionale come stazione secondaria. Ma ci penseremo più avanti. Ora abbiamo un incarico prioritario: rimediare a un guaio. Dovresti recuperare uno dei server di sistema di Lake Knot City. L'avevano mandato a riparare e i muli l'hanno rubato nel viaggio di ritorno. Il server contiene dati di convalida per un nostro nuovo sistema di consegne. Userà la rete chirale per automatizzare le consegne. Per noi è inestimabile. I muli lo userebbero come fermaporta. Ma prima lo farebbero a pezzi per estrarre i cristalli chirali e i metalli rari. Se non interveniamo subito, perderemo quei dati. Quindi fila subito al sito di consegna dei muli, prendi il server e riportalo a Lake Knot City. Ci penso io a far partire l'ordine. I dettagli via M-Link. Va bene. Il server di sistema dei muli. Madonna.
Ma... Oh. Sì, aspetta. Volevo provarla. Ho capito. Ok, fammi salire. Partirà? Sì. Fammi uscire un attimo. Ok. Ok, fammi vedere. Ah, mizza, sembra quello di Dead Space, col laser. Ok. Va bene. Direi che qua abbiamo fatto. Questi materiali potrebbero anche servirmi, però. No, scusate, ho sbagliato tasto. Dove? Ah, qua, ok. Sì, sì, qua ci sono già stato. Ci sono già stato. Li mobilizziamo. Li mobilizziamo tutti. Una volta immobilizzati tutti, prendiamo quello che dobbiamo prendere. Eh sì,